Molte persone purtroppo ripongono la loro fiducia nel partner sbagliato, ma alcune di loro sanno sfruttare la rabbia per il tradimento in modo molto creativo. Iscrivetevi al canale e scorrete la classifica per conoscere 10 artisti della vendetta contro un ex. Numero 10. Il professore. Quando Nick Lutz, dagli Stati Uniti, ha ricevuto una lettera dalla sua ex fidanzata che lo pregava di tornare insieme, nonostante un vile tradimento, l'uomo ha preso una penna rossa e ha sottolineato tutti gli errori sintattici e grammaticali commessi dalla ragazza, per poi postare la sua lettera sui social media. La supplica della ex ha ricevuto un punteggio di 61 su 100, che Nick ha ufficializzato con un misero 5. La lettera ha fatto rapidamente il giro dei social e ha totalizzato 300.000 mi piace soltanto sulla piattaforma Twitter. In un passaggio, la ragazza aveva scritto: «Una cosa che non ti ho mai fatto, che tu ci creda o no, è stato tradirti». Nick ha sottolineato la frase e ha aggiunto un suo commento con la penna rossa: «Affermazione decisa, ma priva di documentazione a supporto della tesi». Al margine del foglio, Nick ha scarabocchiato il suo parere finale. Introduzione lunga e conclusione breve. Le argomentazioni non sono confermate da prove certe. Numero 9. L'ascoltrice. Una donna di Washington si è filmata in diretta sulla piattaforma TikTok mentre si vendicava del suo ex fidanzato. Ashley Van Pavenage ha spiegato nel video di aver scoperto il suo ex mentre la tradiva e di aver trovato un modo originale per vendicarsi. La donna ha preso un martello e ha colpito ripetutamente il muro di una casa che supponiamo fosse quella dell'uomo, scolpendo due buchi che ricordano le lettere F e U, iniziali di una parolaccia in inglese molto popolare. Sotto ha aggiunto con una bomboletta spray: «Con amore, la tua ex». Il suo video ha fatto il giro del web e ha raccolto più di 10 milioni di visualizzazioni in 18 ore. Non tutti hanno lodato la sua iniziativa e le hanno fatto presente che un gesto del genere può risultare in una denuncia per violazione di domicilio e atti vandalici. Se il suo ex fidanzato la denunciasse, Ashley potrebbe andare incontro a $1000 di multa e fino a 90 giorni di carcere. Numero 8. L'artista. Ecco un'altra utente di TikTok che si è vendicata del suo ex fidanzato traditore, ma stavolta senza distruggere nulla. Holly ha scoperto che il suo compagno stava frequentando un'altra donna e ha deciso di passare per il suo appartamento per riprendere gli oggetti personali che aveva lasciato a casa sua. Si è assicurata che lui non fosse a casa e ha iniziato a raccattare le sue cose, quando ha avuto un'idea geniale. Holly ha usato 5 boccette di brillantini colorati per imbrattare tutti gli oggetti dell'appartamento dell'ex fidanzato, ricoprendo il salone, la camera da letto e il bagno di glitter appiccicosi. La ragazza ha filmato la sua vendetta e ha condiviso il video sui social media, guadagnandosi molta attenzione da parte del pubblico virtuale. I brillantini si sono aggrappati a qualsiasi cosa, inclusa la moquette sul pavimento. Il suo ex fedifrago impiegherà un bel po' di tempo a disfarsi di quella polverina luccicante. Numero 7. La detective. Angel Exford aveva frequentato Michael Fassenfeld per qualche mese prima di interrompere la relazione. Niente di strano, penserete voi, proprio come Angel. Nei giorni successivi, però, la ragazza ha notato alcune transazioni sospette sul suo conto in banca. Sembrava che qualcuno stesse usando la sua carta di credito a sua insaputa. Ma com'era possibile? A quel punto Angel si è ricordata che una sera Michael le aveva detto di aver dimenticato il portafoglio a casa e le aveva chiesto di prestargli la carta per pagare la cena. Angel non sospettava niente, ma l'uomo doveva aver approfittato della sua buona fede per copiare i dati della sua carta, con cui aveva comprato un volo per Parigi e prenotato un albergo nel centro della capitale francese. Angel non lo ha confrontato direttamente, ma ha avvisato la polizia e si è fatta trovare agli imbarchi dell'aeroporto di Gatwick, dove gli agenti hanno proceduto ad arrestare il furfante. Michael è stato giudicato colpevole dalla corte di Camberwell Green Magistrates il 22 ottobre, condannato a 26 settimane di reclusione e 150 ore di lavori socialmente utili. Numero 6. La fortunata. Jade Purvis, dalla Scozia, ha frequentato un ragazzo per 3 anni prima di ricevere la sua proposta di matrimonio. Pochi giorni dopo, però, ha scoperto che il suo fidanzato si era trovato un amante a 302 km di distanza, una donna già impegnata da 5 anni con un uomo rimasto all'oscuro del tradimento. Jade ha contattato l'altro uomo per vendicarsi dei due partner fedifraghi, ma durante la stesura del piano i due si sono innamorati e hanno deciso di abbandonare la vendetta per sposarsi. Sebbene la loro storia d'amore sia iniziata con una grossa delusione, è fiorita in una relazione stabile e duratura. Gli utenti di TikTok hanno adorato la storia condivisa da Jade e hanno commentato che non c'è vittoria migliore della totale indifferenza.
Abbiamo deciso di incontrarci per farla pagare ai nostri partner fedifraghi e lui ha macinato 302 chilometri per raggiungermi, ha raccontato Jade. Da quel momento in poi non se n'è più andato. Sono passati 7 anni, di cui 4 come marito e moglie. Abbiamo vinto noi. Numero 5. La futura mamma. Una diciottenne della Pennsylvania, Shantasia Phillips, ha messo in piedi un piano molto astuto per farla pagare al suo ex fidanzato. Kyle Harris l'aveva scaricata improvvisamente, ma in realtà l'aveva tradita per molto tempo con un'altra ragazza con cui alla fine si era fidanzato. Per vendicarsi, Shantasia ha pubblicato su Twitter una foto di un'ecografia scovata su internet e ha taggato Kyle, annunciandogli di essere incinta di suo figlio. Il ragazzo ha risposto rapidamente negando ogni coinvolgimento con la scusa di aver indossato un preservativo, ma Shantasia gli ha assicurato che il bambino era suo. La lite tra i due ex ha infiammato la piattaforma Twitter, soprattutto quando Kyle ha pubblicato degli screenshot di conversazioni con i suoi amici per tentare di incolpare Shantasia di tradimento. Per fortuna Shantasia si è liberata di quel parassita che in un video pubblicato sui suoi social l'aveva apertamente definita una delle tante davanti agli amici. Numero 4. La cinefila. Lauren Lilly ha scoperto che il suo fidanzato Nathan Smith la tradiva con un'altra donna. In seguito ha raccontato di aver avuto la sensazione che qualcosa non andasse e ha controllato il suo cellulare mentre dormiva, scoprendo diversi messaggi che confermavano una relazione extraconiugale con una terza persona. Lauren ha cacciato Nathan dal suo appartamento e ha trascorso diversi giorni a leccarsi le ferite in solitudine. Solo a quel punto si è ricordata di avere ancora la password dell'account Amazon di Nathan. La donna ha comprato quindi un numero esagerato di film attraverso il suo account, spendendo più di 500 sterline su pellicole dai titoli evocativi come Bugiardo. La maggior parte del film proveniva dall'industria di Bollywood, di cui Nathan non era affatto appassionato. L'uomo ha dovuto ammettere che il piano della sua ex era brillante e perfettamente giustificato, quindi ha accettato la vendetta con classe. «Mi sono divertita molto», ha dichiarato Lauren in seguito. «Non vedo l'ora di raccontarlo ai miei nipoti». Numero 3. La modella. Questa donna è stata lasciata dal suo fidanzato perché era troppo grassa. Josie, dalla California, era arrivata a pesare 136 kg. Il suo compagno aveva deciso di troncare la relazione e l'aveva lasciata pochi giorni dopo Capodanno. In quel momento in lei qualcosa è cambiato. Josie ha deciso di diventare la ragazza che il suo ex non avrebbe mai più potuto avere e attraverso una combinazione di dieta e allenamento ha perso ben 63 kg. Ero la ragazza che il mio fidanzato non voleva più, quindi sono diventata la donna che non avrebbe più riavuto, ha spiegato durante un'intervista. Josie ha confessato di aver avuto problemi di peso per tutta la vita e di essere stata trattata male da molte persone. «Sono sempre stata in sovrappeso. A scuola ero la ragazza cicciona. Era come se non esistessi». Josie era determinata a ricordare al suo ex che la vera bellezza è quella interiore. Dopo un primo periodo di esitazione, la ragazza ha cominciato persino ad amare la palestra. Numero 2. La sposa. Sarah Villard, studentessa 24enne di Economia e Commercio di Francoforte, in Germania, è stata lasciata dal fidanzato nel 2019. Invece di piangersi addosso, però, Sara ha reagito con un servizio fotografico da matrimonio per ingelosire il suo ex. Dopo soli 3 mesi dalla rottura, Sara ha pianificato una giornata che ricordasse un matrimonio a tutti gli effetti, incluso un attore che avrebbe impersonato lo sposo. La coppia è stata fotografata alla lussuosa Villa Kennedy di Francoforte, insieme alle amiche della sposa. Sara ha condiviso le foto su Instagram e il suo fidanzato non ha potuto fare a meno di ammirarla in tutta la sua gloria. Numero 1. La moglie abbandonata nel momento del bisogno. Riona Kelly, di 37 anni, è rimasta paralizzata dalla vita in giù dopo aver sofferto un infarto midollare nel marzo del 2015. I dottori le hanno comunicato che non sarebbe mai più riuscita a camminare. Riona, dal West Yorkshire, è caduta dalle scale mentre si trovava sola a casa col figlio più piccolo, Logan. Suo marito Richard ha chiesto il divorzio dopo soli 5 giorni di permanenza in ospedale. «Dopo la diagnosi della paralisi ho dovuto fare i conti anche con la perdita di mio marito, l'uomo che avevo amato per 14 anni. Ripensandoci adesso mi rendo conto di essere stata profondamente infelice nel mio matrimonio, ma credevo che fossimo riusciti almeno a costruire un rapporto di rispetto reciproco. Quando mi ha abbandonato nel momento del bisogno, ho capito che erano solo bugie.
Durante la ricerca di un personal trainer che potesse assisterla nella riabilitazione, Riona ha incontrato Keith Mason, ex giocatore di rugby. «Un giorno mi ha chiesto di uscire», ha raccontato la donna. «Non riuscivo a credere che uno come lui potesse essere interessato a una come me». La coppia è sposata da un anno. Non tutto il male viene per nuocere.